Salve, bentornati con il Let's Play di Poképar qui, la grande avventura di Pikachu. Ok, siamo arrivati alla piazza del Poképark e qui c'è Chatot che ci aspetta. Ehi, ho sentito dire che tutti i problemi del bosco sono stati risolti grazie al tuo intervento. Crrr. Ormai sei famoso da quelle parti. Ah già, ho qualcosa da dirti. Ho regalato un taccuino Poképark anche alla tua amica Cecorita. Ma torniamo a te. Questa è la prima volta che visiti la piazza del Poképark, vero? Lascia che ti dia qualche dritta allora. Crrr. La piazza si trova esattamente al centro del Poképark. E tramite i suoi cinque cancelli puoi raggiungere le diverse zone. Puoi anche incontrarci Pokémon che sono qui di passaggio. Perché non vai a trovare Driftblim, Misdreavus ed Electabuzz? Crrr. Anche loro ti saranno di grande aiuto. Grazie mille per i consigli, Chatot. Li userò in maniera adeguata. Comunque, siamo qui alla piazza del Poképark ed ecco Cicorita! Chatot mi ha dato un taccuino su cui scrivere i nomi dei Pokémon con cui ho fatto amicizia. Ma io non sono un granché nelle gare, perciò ho pensato una cosa. Guarda questo grande albero. Sembra che qualcuno abbia cominciato a costruire una casa sull'albero. Vorrei finire di costruirla, in modo che tutti i Pokémon possano... Perché ho detto Pokémon? In modo che tutti possano venire qui. Che ne dici? È una buona idea, no? Ok, come dicevo, siamo alla piazza del Poképark, in cui ci sarà questo albero enorme, che è proprio al centro della piazza, su cui verrà costruita una casa sull'albero. La casa sull'albero per adesso ha un solo piano e verrà ampliata ogni volta che completeremo un'area. A proposito di aree, la piazza del Poképark è il fulcro del Poképark, è il centro, è la zona, penso, di accesso più importante, perché ci sono i portoni per le altre 4 aree, non vorrei sbagliarmi, sono 4 credo, che sono sorvegliate da un guardiano a testa. C'è la spiaggia, che è la prossima area, che è sorvegliata da Corphish, c'è la miniera che è sorvegliata da Kranidos, la zona spettrale che è sorvegliata da Duskull, e poi c'è il cratere che è sorvegliato da Scorupi, o forse Kranidos il cratere e Scorupi è il... E la miniera, comunque quelle due. Quindi abbiamo spiaggia, mine... Spiaggia, miniera, zona spettrale e cratere. Però l'ordine non è quello che ho detto io. È spiaggia, miniera, cratere, zona spettrale. No, aspetta, cosa sto dicendo? No, 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 ho sbagliato. Ho sbagliato. Perché la miniera non è una zona, mi sembra, a se stessa. Mi sembra che ci sia... Le rovine? Boh, non mi ricordo tanto bene. Ehi, dannazione. Potenzierò il tuo fulmine per un pugno di bacche! E più tardi verranno anche dei miei colleghi qui alla piazza del Poképark. Ognuno di loro è esperto in qualcosa e saranno lieti di insegnare ai Pokémon più volenterosi. Il nostro scopo è permettere a chi veramente vuole divertirsi al Poképark di riuscirci in fondo. Fino in fondo, vabbè. Nella piazza del Poképark ci sono Pokémon che possono Perché oggi non riesco a leggere? Più diventerai forte, più avrai la possibilità di vincere le gare con gli altri Pokémon. In cambio del potenziamento dovrai sborsare alcune bacche, perciò raccogliene più che puoi per arrivare al livello massimo. Le mosse di tipo elettro sono il mio forte! Vorresti far arrivare il tuo fulmine più lontano che puoi? Per 350 bacche ti faccio diventare più potente! Benissimo, allora ti insegno dei trucchi per il tuo fulmine! It's training time! Ora dovrebbe esserti tutto più chiaro! La portata del fulmine è aumentata. Comunque, scusate se ho fatto una gaffe prima, ma devo aver confuso le zone perché non mi ricordo tanto bene. Ho giocato a Poképark qui. Più o meno.
6 mesi fa. Ci ho giocato l'ultima volta nel periodo di Natale, quindi è più di 6 mesi fa. Parliamo con Driftblim. Wow, ne hai fatte di cose. Parlano di te in ogni dove. Ti ringrazio tanto per aver reso il bosco di nuovo libero. E ora per me di ricominciare il lavoro che avevo sospeso. D'ora in poi esamina le fermate di Riftbrim. Quelle su cui sono disegnate delle bacche. Le vedrai nelle zone che hai visitato. Oggi non riesco a leggere. I miei amici vanno e vengono da lì. E per un pugno di bacche ti porteranno dall'una all'altra. L'unica fermata Driftblim che non hai bisogno di esaminare è quella del bosco, perché un mio amico è già lì. Comunque, per adesso non abbiamo bisogno. E dicevo, scusate per la gaffa di prima, ma ho confuso le zone perché non gioco da Natale. E comunque le zone in sé per sé, a parte quelle che hanno il portale, qui, il portone, portale, vabbè, sono in ordine: spiaggia, ghiacciaio, miniera, cratere, zona spettrale, rovine. Oasi celeste. Ma benvenuto. Qui c'era no, la mostra fotografica. Non riesco a leggere oggi. Sai già come fare le foto? Prova a fare una foto. Premi meno per scattare una foto. Puoi farne di due tipi, con Pikachu all'interno o senza. Nel primo caso, premi meno per scattare un fermo immagine della schermata così com'è. Così anche Pikachu verrà ritratto. È il modo migliore di fare foto in compagnia degli amici. Nel secondo caso, invece, punta il telecomando Wii verso lo schermo e premi B. A quel punto, guardati in giro, come ti ha mostrato Starly, e poi premi meno per scattare della fo la foto. In questo modo puoi ritrarre i posti che più ti incuriosiscono. Basta! Una volta scattate la foto. Allora, una volta scattate le foto, vai alla mostra fotografica. Lì potrai rivedere e salvarle su una scheda SD o ricevere nuove pellicole in cambio di bacche. Nella memoria della console Wii puoi salvare massimo 30 foto. Basta, diamine! Se provi a immagazzinarne di più, quelle precedenti scompariranno, perciò ti conviene usare una scheda SD. Oh, non hai mai scattato una foto, vero? Allora ti faccio un regalo per incoraggiarti. Eccoti 30 pellicole. Prima di andare a... Ah, non ce la faccio più. Prima di andare a spasso nelle altre zone, fai una foto ricordo qui. Ricevi 30 pellicole. Troppi dialoghi mi mandano in pappa il cervello. Infatti non riesco a leggere oggi, non lo so. Tra l'altro ho anche sonno. Comunque, facciamo una bella foto a Miss Drivas, che ci servirà per andare avanti comunque. Quindi è importante fare la foto. Comunque, prima di parlare con Miss Drivas, volevo un attimino farmi un giretto. E boh, le zone ve l'ho già detto, quelle che sono. Vi chiedo tra l'altro di perdonare la mia dislessia. Intanto mi faccio una bella foto con. No! Guardate, sembra che mi sta dando un pugno nella foto. Sembra tipo Pikachu, I will punch you. Comunque, io vi chiedo scusa se oggi non riesco tanto a parlare. Ma tipo, sto registrando di sera e ho abbastanza sonno. Quindi, un po' di stanchezza. Tra l'altro, ho avuto gli esami questi giorni e. Sono ancora stressato per gli esami. Facciamoci una foto anche con Driftblim. E adesso andiamo in giro senza un perché. Vi faccio vedere un attimino i portali, ve li faccio vedere giusto senza neanche avvicinarmi troppo. Prima c'era Krenidos, qui c'è Scoropil, c'è Duskull, qui ci sono delle ruote a random. E niente, direi di andare da Miss Drivas e concludere la parte perché oggi non è proprio giornata. Ciao Corfish. Oi! Una volta anche i Pokémon del bosco e della miniera. Sì? Venivano a giocare alla spiaggia. Sarebbe bello se tornassero. Ogni tanto non mi va il tasto, dannazione. Comunque, come vedete, adesso Corfish non vi farà passare alla zona della spiaggia. Per farvi passare, voi dovrete prima andare a parlare con Miss Drivas, dopo aver fatto una foto alla sua botteghina, diciamo. Quindi, Miss Drivas, dove sei? Dai, che oggi veramente non ce la faccio a registrare. Dai, dove sei? Driva.
Vediamo se sono venuta carina in foto. Puoi fare le foto un po' dovunque. Anche quando partecipi a un super gioco. E poi le potrei vedere qui alla mostra fotografica. Vedere quella che hai appena scattato? Fatti un giro all'interno. Comunque, adesso possiamo andare a parlare con Corfish, ma lo faremo nella prossima parte perché per oggi è tutto e alla prossima!